Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, bentornati qui su SnowRunner. Allora, continuiamo la nostra missione casse di rifornimento, le abbiamo recuperate qui all'aeroporto, l'abbiamo fatto nello scorso appuntamento e dobbiamo andarle a consegnare alla segheria. C'è soltanto da decidere quale strada fare, se quella un po' più corta, ma anche forse più difficile, oppure la strada un pochettino più lunga che insomma non è asfaltata, però potrebbe non crearci poi grossi problemi, spero, insomma. Tanto mettiamo in moto. Io sono un po' più propenso per la strada normale, in verità, che la scorciatoia, perché ripeto, quella lì, avendoci pure il guado, potrebbe essere un problema. Magari la possiamo fare quando abbiamo consegnato il nostro carico e possiamo andare direttamente via senza dover, per forza di cose, farci tutta la strada, che comunque sia, insomma. Stando più scarichi dovremmo non avere grossi problemi a superare quel tratto lì. Non che questo sia, insomma, facile, intendiamoci, però, insomma, magari non dovrebbe darci poi grossi problemi. Speriamo, speriamo ovviamente. Insomma, già all'inizio lo vedo bello impegnativo per il nostro camion, però, insomma, piano piano porteremo il carico alla destinazione. Dopodiché, terminata questa, in verità poi ce ne mancano due. Abbiamo quella lunghissima con tutte le cose da recuperare e quella che ci porta invece dall'altra zona. E per farla dobbiamo andare a sbloccare il passaggio. E credo che gira e rigira stavolta ci tocca. Quindi bisognerà andare al magazzino, andarci a recuperare delle cose per poi liberare il passaggio, il tunnel che ci dà la possibilità di arrivare all'altra zona. A Porto Nord, dove lì inizia un'altra missione che dobbiamo sicuramente recuperare qualcosa e portarlo da sta parte. E potremmo, come detto, eventualmente passare per l'altra regione, insomma, allungheremo non poco il tragitto, ma non vedo perché farlo, no? Quando effettivamente magari con 10 minuti riusciamo a recuperare quello che ci serve per andarci a liberare il passaggio, quindi ci sta. Occhio, 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 occhio. Ok, piano così. Doveva essere migliore sta parte, ma tutto sembra meno che migliore. Però per il momento sta andando bene. Fortuna, abbiamo il rimorchio. Sarà lunghetta la strada. Perché perlomeno abbiamo fatto un unico viaggio. Qua, se non ricordo male, c'era un camion. Ma sta andando nella parte giusta, sì? Ma io dove cazzo ho girato? Porca trota, ho sbagliato strada. Mannaggia la miseria, ho sbagliato strada. Ma de pavo de troppo pure. Ho detto, ma che cazzo sta andando? Mannaggia la miseria. Mi sono confuso perché cioè l'altra zona. Cioè, l'altra strada partiva dallo spiaccio, dallo spiazzo, dallo spaccio, dallo spiazzo lì sulla destra. E vedendo la strada prima lì, mi ho detto, vabbè, è quasi giro. Invece no, col cacchio che era lì. Mannazione, guardate se stanno pure a appiccicare, eh. Dannazione. E vabbè. Abbiamo fatto una piccola deviazione che spero non ci vada a costare cara, sinceramente, perché qua sta zona la vedo bella impicciosa. Ok, staccate un attimo. Vediamo di raggiungere un po' il terreno un pochettino più duretto, così abbiamo un po' di presa con le anteriori. Ok. E niente, per fortuna questa si congiunge con l'altra, quindi grosso modo non abbiamo perso molto molto tempo, però insomma. Abbiamo perso un po' di tempo perché abbiamo fatto sto pezzo in più. Però intanto cerchiamo di uscircene da sta zona. Ok, sfruttiamo un po' di verricello perché non è proprio il massimo sto tratto di strada. Molto molto fangoso. Ok, mo effettivamente siamo in quella corretta. Ma prestiamo un attimo attenzione che dobbiamo girare. Ok, ma proprio confuso perché guardando la mappa avevo, diciamo,
impresso che dovevo girare a destra una volta che eravamo arrivati allo spiazzo. Parlando, vedendo subito la strada sulla destra, ho detto è questa la nostra direzione. Invece no, manco col cacchio. Dovevo proseguire un pochettino più avanti e poi svoltare. Vabbè, è uguale, dai. Abbiamo fatto solo un po' più di strada. Peccato che abbiamo consumato benzina più che altro, però non dovrebbe essere un problema. Abbiamo comunque ancora le taniche sul tettino, quindi alle brutte utilizzeremo quelle per rifornire. Allora, non è proprio il top sta strada, è abbastanza impicciosa in verità. Allora, sto cercando di avere un appiglio migliore per quanto riguarda il vericello. Se mi prende magari sto palo, eccolo, perfetto. Ok, attacca un attimo. No, mamma mia, piano, l'avevo già visto per terra. Piano piano, acceleriamo con più calma. E da tutto gas è peggio. E ho comunque il blocco differenziale delle quattro ruote motrici installate di default. Quindi, insomma, se si impantanava, si impantanava. Infatti, è quello che stiamo facendo. Cazzo, guardate come scende. Via, via, albero, portami via. Per fortuna la devo fare solo all'andata. Al ritorno ce ne andiamo per quell'altra, sperando intanto di riuscire a uscircene. E poi siamo vuoti, quindi non abbiamo grossi problemi. Allora, riesco a attaccarmi? Ottimo. Vai, vai, frate, vai. Proprio quello che mi serviva. Via. Tira, tira. Dai. Dai, staccati. L'altro. Vai, tipo l'uomo ragno. Passiamo da un albero all'altro. L'importante è uscirne. Vai. Ok. Dai che vedo la luce. Sì, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, ecco perché non ci sono mai voluto venire da sta parte. Meno male che tra l'altro i blocchi di i tronchi degli alberi lì sono li possiamo prendere direttamente da quelli che ci sono sparsi per la mappa, perché se tutte le volte dovevo venire qua era veramente un casino. Ok. È stata molto molto angusta, decisamente. Ok, perfetto. Vai, vai così. Vai così. Dai che ci siamo. Oddio, ci siamo quasi. No, siamo più o meno a metà, perché qui c'era una biforcazione. Io devo proseguire a sinistra, se non ricordo male. Dai, la fai a piallo. Niente. In maniera automatica non mi prende il quello che mi interessa. Sta più a tutti meno che quello che mi serviva, cioè questo qua al centro. Adesso mi ha preso, mo che ci sto appiccicato. E bossi, no. Stiamo consumando veramente un boato di benzina. Allora, dobbiamo girare qui a sinistra. Fatemi vedere un attimo. Sì, ok, sinistra, sì. C'è anche l'indicazione della stazione di servizio, però troppo lontana ancora la stazione di servizio, anche perché poi sulla strada principale, e per il momento noi non andiamo nella strada principale. Mamma mia la difficoltà qua, ragazzi, eh. Per fortuna ci stiamo portando dietro il rimorchio, che un po' ci sta, diciamo, penalizzando, perché come sempre il rimorchio è passivo, non ha motricità, non ha neanche le ruote adatti per questo tipo di terreno, quindi vedete bene che ci stiamo portando dietro sto coso passivo dietro, e crea ancora più difficoltà. Però perlomeno con un unico giro ce ne andiamo da sto inferno.
Ok. Abbiamo 50 litri ancora di benzina. Però per fortuna abbiamo le taniche. Vediamo dove riusciamo ad arrivare. Non dovrebbe mancare moltissimo, in verità, eh. Molto difficoltosi, eh. Dai, dai, bandit, non mi tradire ora, eh. Non mi tradire. Ah, allora, aspettate un attimo, mi serve che ti accolleghi a quello. Bravo, vai. Perfetto, staccate. Ottima così, vai. Ok, molla. Dai, 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 scavalla. Aiutiamoci, va. Perfetto. Vai così, vai così. Dai, che siamo prossimi. Qua vedo ancora più rogne. Dannazione. Vai qua sulla sinistra. Ok. Perfetto, continua qua sulla sinistra, perlomeno una parte dell'acqua ce la evitiamo. Ok, ora qui, destra, piano piano. Piano. Perfetto, vai così. Aiutiamoci un pochettino, non troppo perché insomma sta alberelli non so, molto solidi, quindi li teniamo in piedi, potrebbe servirci eventualmente altre volte, quindi non li andiamo a rompere. Ok, dai, fin dei conti se l'è trovata, cioè se l'è cavata abbastanza bene. Siamo arrivati, ragazzi, vedo la meta. Dovremmo poi rifarci metà strada da vuoti per arrivare alla scorciatoia per tagliare. Perché io farei pure il ripristino. Il problema è che il rimorchio mi serve. E non mi va di andare a spendere altri soldi per i rimorchi che ci abbiamo sparsi praticamente un po' ovunque. Quindi dovremmo riportarcelo, diciamo, a mano fino a giù. Però, come ho detto, faremo la scorciatoia. Quindi dovremmo perlomeno tagliare metà strada senza problemi. Allora, eccoci qua. Gestione carico, consumabili 1, 2, 3 e 4. A posto. Ottimo, dobbiamo prepararci al peggio. Qui o rischiamo di finire nei guai seri. Grazie mille. Bene, bene. Ok, 500 stelline e 340 dollari, diciamo, soldi. Benissimo così. Allora, qua c'è da rifornirci intanto. Ok, perfetto. Mancano ancora 11 litri nelle tanichette, però siamo riusciti a fare il pieno. Ottimo, ottimo. Intanto lo fermiamo. Ok, allora ragazzi, direi che ci possiamo anche fermare qui. La prossima faremo il tunnel, l'andremo a sbloccare e poi vediamo se rifare, diciamo, quella che ci porta effettivamente nell'altra zona oppure ne abbiamo un'altra sempre in questa zona da dover fare per portare un po' di materiali. Vedremo comunque questa del tunnel, con gira e rigira, prima o poi dovremo farla, quindi è meglio farla subito. Quindi io intanto vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo, vi invito se vi fa piacere a lasciarmi un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, in descrizione trovate il link a tutti i social network e in alto a destra lì che vi riporta la playlist del titolo. Di nuovo vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!